Ciao! Allora, questo sarà il video dei prodotti finiti. Sono i prodotti finiti in realtà dell'ultimo mese perché ho controllato proprio adesso e l'ultimo che ho pubblicato appunto è più o meno di un mese fa, quindi sono prodotti che ho terminato nel periodo estivo. Lo faccio perché mi si è riempita la busta, perché sennò diventano troppo lunghi, troppi prodotti, allora lo facciamo adesso. Ci tenevo a dire una cosa, che io questo video l'ho visto per la prima volta, ma secondo me anche qualche anno fa, non vorrei sbagliarmi. Se vedete la luce che va e che viene, la finestra che si apre, si chiude, fa tutto da sola, in autonomia, speriamo che non sbatta. E dicevo che questo video l'ho visto per la prima volta fatto da Annalisa, che qui sul tubo è Annalisa Superstar, che a me sta molto simpatica. Io sono iscritta al suo canale, e non la conosco, non mi conosce, anche se la seguo anche su Facebook. E lei mi piace, mi sta simpatica, è una che non c'ha peli sulla lingua, che se c'ha da dire una cosa la dice, però le cose bisogna anche saperle dire, a mio parere. Non è che concordo con lei in toto a 360 gradi, ma così a pelle è una persona che mi piace, di quelle belle. Mi piace, mi ispira. Quindi questo video, secondo me, se l'ha inventato lei, o se non se l'ha inventato lei, io è la prima a cui l'ho visto fare. E da lì l'ho sempre, l'ho visto poi che piano piano, insomma, diverse persone l'hanno ripreso, compresa me medesima. Tutto questo panegirico per dirvi, facciamo questo video dei prodotti finiti del mese. Allora, non mi ricordo neanche cosa faccio così. Tiriamo fuori proprio tipo giorno di Natale, apertura dei pacchetti. La prima cosa che ho trovato, indovinate un po', è l'acqua termale di Avène. Questa è l'altra confezione che ho comprato a inizio estate, quella grande. Quella da quanto sei? Da 300 ml. Sì, è da 300 ml. E ne ho parlato e straparlato. Io d'estate non posso non usarla, è proprio una questione di sopravvivenza. Poi quest'estate è stata torridissima e ho avuto delle giornate bestiali, quindi me la sono portata anche in macchina, anche questa grossa, cioè quella piccolina che ho finito, me l'ho fatta vedere nello scorso video. E questa qui l'ho ricomprata, mi sembra di averla pagata intorno agli 11 euro. Non mi vorrei sbagliare, ma mi sembra che quello è il prezzo. Questa volta purtroppo non c'era anche la piccina, perché l'ultima volta avevo comprato questa grande e associata, c'era in omaggio quella piccina da borsa. Questa volta purtroppo non c'era, però acqua termale di Avène insostituibile, mi piace tantissimo. Altra cosa che praticamente trovate tutte le volte che faccio questo video è il Garnier Sensitive, lo struccante bifase 2 in 1, strucca senza sfregare, speciale waterproof, senza profumo alcol e coloranti. Questo è il mio struccante per occhi preferito, uso solo questo, lo uso da diversi anni, mi ci trovo benissimo, non mi fa bruciare gli occhi, mi strucca benissimo tutto, qualunque cosa, e in un attimo tra l'altro, quindi appunto, senza stare lì a sfregare più di tanto, è per me insostituibile, sono 200 ml. L'ultima volta li avevo presi 2-3 in offerta perché l'hanno messi in offerta da acqua e sapone, quindi mi sono acchiappata tutti quelli che c'erano, ne erano rimasti 3, me li sono portati via tutti. Mi sembra che però costi intorno ai 4 euro, 4,50 euro, sono 200 ml e sono 6 mesi dall'apertura come durata, però lo fate fuori molto prima, è un bifasico, quello che va miscelato, ma penso che lo conosciate. Conosciate. Poi, questa è la crema solare che ho usato per buona parte di agosto. Io, nonostante abiti al mare, ho cominciato ad andare al mare solo il mese di agosto. E ho usato questa dell'Equilibra, l'aloe latte solare 50 più, con 15% di aloe vera, senza profumo. È un'ottima crema, non mi ha fatto assolutamente scottare. Io sono chiarissima, ma mi abbronzo molto. Poi ho tutta una serie di situazioni per cui comunque devo usare creme molto protettive. E nonostante la crema 50 più che ho usato per quasi tutto il mese, penso che gli ultimi 10 giorni ho usato una 30 della L'Oréal. Mi ci sono trovata da Dio, mi sono comunque abbronzata, mi ha protetto, mi ha idratato la pelle. Io ho la pelle molto secca, quindi col sole, se non ho una buona crema solare, torno a casa devastata. Invece, questa mi ha aiutato tantissimo. L'ho pagata, mi sembra intorno ai 10 euro, sono 150 ml. La validità ovviamente sono i 12 mesi e devo dire che è veramente un'ottima crema. Io dell'Equilibra uso tantissimi prodotti e non è l'unico che ho comprato, mi sono trovata bene con tutti e mi
Io la consiglio, è veramente un'ottima crema. L'ho usata anche sul viso inizialmente, non mi ha dato nessun fastidio. Oltretutto, nonostante sia una protezione così alta, non lascia le chiazze bianche, quindi anche questa cosa mi è piaciuta molto, perché in genere a volte lì per lì non ve ne rendete conto. Poi quando fate il bagno, uscite dall'acqua, sembrate la mummia imbalsamata, perché viene fuori tutto quel bianchiccio della crema con la protezione molto alta. In questo caso non succede, quindi questa è veramente un'ottima crema. Sicuramente la ricomprerò il prossimo anno. Poi ho finito la mia adorata crema per le mani, si vede, dell'Occitane. Ve lo riapro, questa qua, quella al burro di karité, il 20%. Questa era 30 ml. Io mi ci sono trovata benissimo, perché io non amo molto le creme per le mani, però spiegavo forse in un video, non ricordo, sì, perché vi ho fatto vedere quella nuova che ho comprato al posto di questa, che soprattutto quest'estate ho avuto la tendenza ad avere i palmi secchi, mi dava proprio fastidio la sensazione al tatto di qualunque cosa, e questa qui mi ha idratato, mi ha risolto il problema, e devo dire che l'ha fatto egregiamente, perché non mi andava ad ungere la mano, si asciuga rapidamente, però restavano belle morbide, quindi mi è piaciuta molto. So, mi hanno detto che non è che abbia questi grossi ingredienti dentro. Vi dico onestamente che in questo caso a me non importa, perché la cosa fondamentale è che mi ha risolto il problema. Quella che sto usando adesso è per puro caso una crema bio della Nature's, e mi sta piacendo alla stessa maniera, quindi sono stata fortunata due volte. Poi ho usato diversi campioncini, perché la signora dove vado a prendere le cose, l'erboristeria, mi ha in simpatia, ormai mi conosce perché sono spesso lì, e quindi me ne ha regalati diversi di ogni tipo. Ho tenuto una bustina, ma ne ho usate diverse di ogni tipo. Ho usato questo fluido rinfrescante per il corpo, il Citrus, sono dell'erbolario, della serie Citrus, con succo di pompelmo rosa ed estratto di scorza di lime. Allora, già l'immagine per me è stupenda. Io adoro tutto ciò che è agrume, e non aggiungo altro su questo agrume. Che dire, la profumazione mi è piaciuta tantissimo e la trovo molto estiva, perché è molto fresca. C'è da dire una cosa: questi sono dei fluidi corpo. Io dico sempre la stessa cosa. Ho la pelle molto secca, per cui a me tendenzialmente questi fluidi latticorpo mi fanno un po' il solletico. Per cui non mi esprimo, secondo me con una pelle normale vanno benissimo, con una pelle tendenzialmente molto secca come la mia, nì. Magari usati tutti i giorni, perché comunque sono creme soprattutto d'estate, se ne usano chilate più volte al giorno, almeno io, non è malaccio, devo dire. Mi è piaciuta molto la profumazione. Sul fatto della durata dell'idratazione, a me dura molto poco, però rispetto... Cioè, io sono un caso limite. Secondo me, con una pelle normale, queste vanno benissimo, perché hanno una leggera consistenza in più che tante creme invece non hanno. Quindi non è malaccio. Buona la profumazione, se vi piacciono queste fragranze molto fresche, questa qua è veramente buona. Poi ho usato la crema mani all'olio di Argan, questa qui, sempre dell'erbolario. E dice crema mani antietà con estratto di foglie di argan. Quando ho finito questa, prima di aprire quella della Nature's che ho comprato, ho provato questi campioncini. Non mi sono piaciuti. Non mi sono piaciuti perché si idratano, però rimangono un po' appiccicosi, non è una consistenza che mi piace, e non mi piace neanche la profumazione. Quindi per questa ragione non ve lo consiglio, perché sinceramente a me rimaneva abbastanza unta. Forse usata solo sul dorso della mano potrebbe essere diverso, ma non la comprerei comunque, perché anche qualora fosse problema mio diverso, perché non mi piace la profumazione. Poi ho usato questa qua, che è spettacolare, crema fluida corpo al tiare. Questa linea dell'erbolario è buonissima. Stessa cosa di questa, cioè la profumazione è ottima. Per me vale la stessa cosa, nel senso che su di me non hanno un grosso effetto. Però, ripeto, sono un caso limite, un caso patologico. Per una pelle normale, secondo me è un'ottima crema. Quindi profumazione ottima, se non la conoscete andatela a sniffare, perché è buonissima. Poi ho finito l'Essence Studio Nail, questo qui, la base, il top coat, no, la base.
il top coat. E questo è buono, è discreto, ha un prezzo molto basso. Se cercate qualcosa ad asciugatura rapida che dia un po' la parvenza delle unghie in gel con un bel effetto glossy, insomma, senza spendere tanti soldini, questo qua è più che dignitoso, infatti è molto conosciuto sul web e su YouTube. Non devo aggiungere altro, non l'ho ricomprato perché mi trovo molto meglio con altri, insomma, che ho, però d'estate l'ho messo spesso proprio perché ho cambiato spesso lo smalto, quindi più volte durante la settimana, mani e piedi. Questo costa poco, quindi ho preferito finire questo. Poi ho finito una cosa terrificante, non dal punto di vista della qualità del prodotto, è la linea questa Pure and Natural della Labello, e questo è quello camomilla e calendula, si vede, penso. Allora, questo burro cacao io in realtà l'avevo comprato insieme ad un altro che era quello al miele, che mi è piaciuto molto, l'ho finito. Io li finisco proprio in quantità industriale, burro e cacao, perché ne uso tantissimo. Questo qui l'ho iniziato, me lo ricordo benissimo perché sono andata a trovare una mia amica che sta ancora ridendo perché era con me quando l'ho messo la sera per la prima volta ed era aprile. Sono rimasta sconcertata. A me non piace per niente la profumazione, non mi piace per niente, ovviamente anche il sapore che dà, perché comunque ce l'avete a contatto delle labbra, quindi parliamo di sapore, la finestra si richiude. E, mi sembra una saponetta, cioè mi sembra proprio una saponetta sulle labbra, per cui è terrificante, ma sono stata brava perché nonostante questo l'ho finito, ecco, vedete, è verdino, è rimasto proprio all'attaccatura, ma non riesco a metterlo perché come lo appoggio sulle labbra va dentro e mi gratta tutto. E non lo vado a scavare perché sinceramente già non pensavo di riuscire a finirlo tutto. Sono molto orgogliosa di me perché non si butta via niente. Il prodotto in sé è buono perché rispetto a tutti gli altri Labello non c'è proprio niente, proprio a che vedere, non sono neanche lontani parenti. È buono, è abbastanza idratante, va bene, ecco quello che tengo qui sul comodino, quindi che metto tutte le sere prima di dormire o durante la giornata se sono in casa, però il sapore è pessimo, molto meglio quello al miele. Non ho trovato gli altri, quindi ho sempre trovato quello al miele e questo qui, bocciatissimo per il profumo. Poi, uno shampoo, si chiama Natur Aloe, shampoo idratante rivitalizzante aloe vera 30%. È un periodo in cui mi sono riscoperta, ma neanche sapevo, di avere tantissimi prodotti all'aloe vera. Questo shampoo l'ho preso, sono 250 ml. E 12 mesi dall'apertura, non testa sugli animali, c'è il conigliettino, quindi ecco, senza sodium lauryl sulfate, insomma. L'ho preso perché era in offerta da Acquasapone e l'ho pagato molto poco, tipo 1,50 euro, una cosa del genere. Mi è piaciuto molto, ha una profumazione molto delicata, è molto delicato sui capelli, non fa una schiuma eccessiva, quindi non va a creare questa, non va a seccare troppo la cute, non è troppo aggressivo sulla cute, quindi se avete una cute sensibile come la mia va benissimo. Lo ricomprerò, sì, adesso ne ho altri perché io faccio sempre scorta di shampoo, quindi ne sto finendo altri. Se lo ritrovo in offerta non so quanto costi a prezzo pieno, sinceramente, ma insomma penso di ricomprarlo. Mi è piaciuto, sì. Poi mettiamolo qua, se non ci casca addosso. Allora, un altro prodotto di cui io non posso fare a meno è l'olio di mandorle dolci. Questo qui è quello dei provenzali, 100% puro. È un prodotto vegetale, nutriente, idratante corpo. Vabbè, lo sapete, i provenzali non testano sugli animali, bla bla bla, insomma, sono prodotti molto buoni. Questo è quello senza profumazione. Io uso anche quelli profumati, sempre dei provenzali, ne ho usati altri di altri marchi, come quello dell'erboristica, con cui mi sono trovata anche molto bene. Lo uso sotto la doccia, solito problema, avendo le gambe e braccia, soprattutto pelle molto secca, devo utilizzare un olio, quindi alla fine della doccia, sul corpo ancora umido, lo vado a passare, poi do un getto d'acqua e basta. E mi idrata tantissimo, io con questo mi trovo davvero bene. Questo sono 250 ml e fino a qualche giorno fa, sento dei casini allucinanti, fino a qualche giorno fa era in offerta a metà prezzo da Acquasapone, quindi ho fatto la scorta. Per chi ha questo tipo di problema,
come il mio, cioè di pelle molto secca, lo consiglio vivamente perché è una manna proprio, veramente una mano santa. Provate sotto la doccia, ovviamente con la pelle umida, quindi mai sulla pelle asciutta, e effettivamente dà una grossa mano. Poi ritorniamo sempre all'olio perché ne ho finito più di uno, ovviamente. Avevo questo dell'erboristeria Magentina, che è l'olio di mandorle dolci con profumo rilassante. Allora, premesso che la profumazione è sempre un bel boccettone, questo sono 250 ml, non ricordo i prezzi, questo penso che è scontato di averlo pagato sui 2,50 euro, quindi dovrebbe stare sui 5 euro e qualcosa a prezzo pieno. Questo qui ce l'avevo da un po' di tempo, ho stentato a finirlo quest'estate. Mi sono proprio messo sotto perché ce l'avevo da troppo tempo e volevo levarlo di mezzo assolutamente. Non mi piaceva per niente la profumazione, cioè non è una profumazione rilassante. Odora di erba tagliata, un po' fradicia, un po' puzza, non profuma, puzza. Non mi è piaciuto. Non mi è piaciuta neanche la consistenza dell'olio. È molto scialacquoso, sembra acqua, quindi comunque non ha neanche una buona consistenza. Questo qui è decisamente 200 volte meglio e costa sicuramente la metà, perché questo qua è di erboristeria. Poi l'erboristeria Magentina è una marca piuttosto conosciuta nell'ambito. È una marca tra l'altro anche molto buona, però questo olio no, assolutamente no. Poi una cosa per cui tante persone avranno a che dire, a che fare, è l'acqua di rose. Io questa qui la metto negli spruzzini e ce l'ho sempre sparsa un po' dappertutto e me la vado spruzzettando quando ho caldo, quando ho bisogno di ridratarmi un po'. Non ha delle componenti di quelle fantasmagoriche, però costa poco, è rinfrescante, è profumata e quindi io la uso. Questa qui è quella da 300 ml, era in offerta da Acquestavuoni a tipo 1,99 euro, a 2 euro, una cosa del genere. Ancora un campioncino, però questa volta è un bagno doccia di Bottega Verde, quella alla pesca. Questo campioncino io ne ho usato più di qualcuno, stessa linea, ha una profumazione pazzesca. È buoni, sembra veramente una pesca spremuta, che è una cosa fantastica. Cioè d'estate per la doccia secondo me è fantastico. Non secca eccessivamente la pelle, non so che tipo di ingredienti abbia, non penso che siano di quelli eccelsi, però non secca particolarmente la pelle e lascia una buona profumazione che dura anche un pochino. Quindi devo dire che se vi piace questo tipo di profumazione fruttata, sono veramente buoni. Ultime due cose. Uno è un eyeliner della Clarins che avevo da diverso tempo ed era perché ormai è proprio completamente secco, così col pennino, non so se si vede, ed era un color melanzana. Io mi ci sono trovata benissimo con i prodotti della Clarins, ecco, infatti è 02 Plum. Ma è di una vecchissima collezione. L'ho finito quest'estate, ne era rimasto un goccio. Questo qua si gira sotto, esce il prodotto dalla punta, si metteva molto bene, non faceva le striature. Veramente bello, adesso ne ho diversi, insomma, di altre marche, però questo era veramente buono. Ultimo prodotto che vi faccio vedere, mi avevano dato una serie di campioncini della Biotherm, mi sto inzaccherando tutta perché qualcosa. Bah, vabbè. E questo non ci fate caso perché mi si è macchiato. L'acqua source sta passando anche l'ambulanza. C'è di tutto. L'Aqua Source Nuit, quindi è una crema da notte della Biotherm. Perché mi è piaciuta? Innanzitutto per l'estate mi è piaciuta perché è molto idratante, però ha una consistenza gel. Ce la fa? Non lo so se ce la fa. Ha una consistenza in gel. È andata, ce l'abbiamo fatta. Per cui è molto fresca, quindi d'estate è stata una mano santa perché la sera faceva talmente caldo e c'era talmente tanta umidità che le creme era una cosa assurda poterle mettere sul viso. Questa è stata la mia salvezza. Mi ci sono trovata benissimo, non ho idea di quanto costi, ma questa consistenza gelatinosa un po' celestina era freschissima, idratava tantissimo e devo dire che anche come post mare, sole, quindi giornata alla spiaggia,
Giorgia è stata davvero ottima, mi è piaciuta molto, però ripeto, non ho idea di quanto costi una confezione normale perché mi hanno regalato vari tester e sono stata molto contenta, li ho utilizzati tutti alla grande. Questi sono i prodotti che ho finito in quest'ultimo mese, io ringrazio ancora Annalisa a questo punto perché è stata lei a dare, secondo me, il via a questo genere di video che trovo molto carini e interessanti. Un bacione a tutti e alla prossima, ciao!